Sì, siamo al Teatro Sociale di Busto Arsizio con l'attore Giulio Cavalli. Buongiorno. Buongiorno a voi. Intanto volevo chiedere, oggi ci sarà un incontro con i giovani e secondo lei, secondo la sua esperienza, qual è la consapevolezza che oggi i giovani hanno del problema mafia, soprattutto al nord? Ah, secondo me in Lombardia è molto più degli adulti, perché a differenza dei loro padri e dei nostri padri, non hanno vissuto il periodo del negazionismo per forza. Per cui perché vedono che intorno a loro succedono delle cose difficilmente spiegabili e sono molto curiosi. Come si possono coinvolgere maggiormente? Quali argomenti bisogna usare per fargli capire questo problema? Bisogna riuscire a raccontargli quanto il problema mafia poi incida sulla quotidianità e quindi uscire secondo me, un secondo da quello che è il discorso delle analisi, dei numeri, delle grandi convegni e provare a raccontare che il problema fondamentale è che nei nostri territori c'è qualcuno che sta barando e sta agendo fuori dalle regole. Questo sicuramente poi ha un'influenza sulla professione che sceglieranno, sulla qualità della vita che potranno avere loro, le famiglie che si creeranno e poi i loro figli. Invece, allargando il discorso anche al mondo degli adulti, diciamo, il problema della mafia al nord è stato spesso negato per molti anni, adesso c'è maggiore consapevolezza. Sì, ci sono anche 150 arresti, quindi sarebbe stato un po' difficile continuare su quella strada. E quindi il problema è capire quanto questa consapevolezza sia solo un allarme così sull'onda dell'emozione per gli ultimi eventi, quanto invece voglia diventare una volontà di studio. Con il suo impegno civile contro ogni forma di illegalità, quali sono i suoi prossimi progetti a livello teatrale e politico? Ah, io adesso sto uscendo con un libro su Giulio Andreotti, quindi con Giancarlo Caselli e Carlo Lucarelli, che è poi il nostro ultimo spettacolo, e questo dal punto di vista artistico. Dal punto di vista politico, oggi in Lombardia si sta discutendo del piano cave e del piano casa, che guarda caso è proprio uno degli argomenti a cui sono più interessati gli uomini della criminalità organizzata, e quindi cerchiamo di fare in modo che, al di là dei colori di partito o quant'altro, si riesca almeno a fare una legge che riesca il più possibile a tutelare ciò che è giusto. Grazie. Grazie a voi.